Che bello svegliarsi ogni mattina in un letto diverso. Beh, però in questo caso poteva andare meglio. Non mi hai fatto chiudere occhio questa notte? Non credo proprio, non sei il mio tipo. Ma che dici? Non in quel senso. Sei entrato nella mia stanza e ti sei messo nel mio letto. Eri sonnambulo e non ti ho svegliato. Lo dice anche Google di non svegliare i sonnambuli. Hai passato tutta la notte a mugugnare nel sonno. Avevi gli incubi. Colpa della tua carbonara. Sei tu che me l'hai fatta ricucinare per 3 volte perché non ti bastava. Grande invenzione le papille gustative, vero? Ne vado molto fiero. Certo, in quel momento ho inventato anche il peccato di gola e l'obesità, ma pazienza. Senti, ci ho pensato molto e sono arrivato alla conclusione che tu ti credi Dio perché hai dei problemi psicologici. Ma davvero? Sì. Mi credo Dio perché ho dei problemi psicologici. Esatto. Io mi credo Dio perché sono Dio. Certo, certo. Per questo mi sono permesso di chiamare Gianni. È il miglior psicologo della parrocchia. Buongiorno, mi sembra di notare in lei il classico disturbo del narcisista. Quanti psicologi ci sono in questa parrocchia? Beh, solo lui. Ma è laureato? In realtà sto scrivendo la tesi. Grazie tanto, ma io sono già andato da uno psicologo. Ed era uno bravo, eh? Signore, potrei cortesemente sapere per quale motivo sono stato destinato all'inferno? Nel settore senza orge, tra l'altro. Sta zitto, Freud, e psicanalizzami più forte. Ok, ok, farò un miracolo, così poi mi lascerai in pace, prete. Dunque sì, allora sì. Al mattino a volte mi vengono un po' meglio, fatemi pensare, ecco. Tizio di cui non ricordo il nome. Gianni. Sì, come ti pare. Allora, quest'oggi realizzerai il tuo desiderio più grande. Va bene a tutti? Mi sembra buono. Non capisco cosa succede, ma lei ha sicuramente bisogno d'aiuto, signore. Succede che oggi realizzerai il tuo desiderio più grande, giovanotto. Quanto a me vorrei delle lasagne. Puoi farmi un piatto di lasagne, mio caro sottoposto? Non sono il tuo sottoposto. Come vuoi, sottoposto, fedele, credente, quello che vuoi, che differenza c'è? Beh, io vado. C'è una cosa urgente che devo fare. Forse 2 o 3. Le lasagne non potreste farvele da solo, visto che siete onnipotente? Crearle dal nulla o cose così? Come no, potrei, certo che potrei. Una volta creavo un sacco di cose. Nessuno creava meglio di me. Ma poi ho creato voi. E mi siete venuti così male che mi avete traumatizzato. E non sono più riuscito a creare niente. Nemmeno un tiliteris. E che cos'è un tiliteris? Niente, non esiste, non l'ho mai creato perché mi avete rovinato la vita. Proprio come fanno sempre i figli. Ma tu che ne sai, sei un prete. E ora me ne vado in camera mia. Ma tu non hai una camera qui. Ah, e sulle lasagne metti doppia besciamella. Grazie. Sai, pensavo che non ti saresti mai deciso a chiedermi di uscire. Lo pensavo anch'io, Luisa. Ero afflitto dalla sindrome dell'indeciso, da quella del procrastinatore cronico e avevo anche un po' di complesso di Edipo e di anaffettività compulsiva, ma solo come sistema di difesa del mio io attualizzato. Ci tengo a puntualizzarlo. E poi cosa è successo? Sono guarito e ora ho intenzione di realizzare tutti i miei desideri. A partire dal mio desiderio più profondo. Wow, e sono io questo desiderio così profondo? Come sei romantico. A dire il vero avrei preferito qualcuno con un po' più di esperienza, ma sei molto romantico. Lo chef consiglia l'abbacchio, signore. No, grazie, vorrei una bistecca al sangue. Sì, cara, sei proprio tu. Molto al sangue, molto, molto, molto. Ho capito, ho capito. Buonasera signore, ecco la sua 4 formaggi con aggiunta di salame piccante, peperoni, pancetta e uova fritte. Sono 10 euro. Posso pagare con un buono sconto per peccati carnali? Credo di no. Allora mettila in conto alla chiesa. Ma non posso signore, la detrarranno dalla mia paga. E tu ringraziali figliolo, perché solo i poveri entreranno nel regno dei cieli.
Come cambiano i tempi, una volta gli schiavi erano più obbedienti. Ah, quanto ben di Dio! È proprio il caso di dirlo, perché me lo pappo tutto io! Ehi! Vedo che hai appetito. Puoi dirlo forte, ma siccome sono magnanimo, posso darti uno spicchietto di pizza. Non ho fame. Buon per te, prete. Io ho sempre fame. Yum. Sai a me che cosa mi toglie l'appetito? Sì, cioè no. Cioè ti ho letto nel pensiero, ma me lo sono dimenticato, perché non me ne frega niente. Celebrare funerali mi toglie l'appetito. Io odio i funerali. È vero, hai ragione, sono una noia. Non sono una noia, sono tristi. Soprattutto quando sono i funerali di una giovane donna fatta a pezzi da un aspirante serial killer. Mio Dio! Ovvero io. Ma a chi ti riferisci? A Gianni. Ma non si parlava di una ragazza? Con questa ambiguità sessuale non ci si capisce più niente. Sono così orgoglioso di averla creata. Gianni, lo psicologo che hai incontrato ieri. La tua narrazione è piuttosto confusa, prete. Gianni è stato arrestato mentre cercava di liberarsi del cadavere di una ragazza che aveva ucciso. Mani in alto, bastardo! Sei sotto tiro, stronzo! Fa una sola mossa e ti riempiamo di piombo! Hai sentito i colleghi, arrenditi! Ops, forse non avrei dovuto concederle quell'ultimo selfie. Cheese. Ehi, ho capito dove vuoi arrivare, ma non ci provare neanche. Non è colpa mia, io ho solo fatto in modo che realizzasse il suo sogno più grande. Ah, come accidenti avete fatto a uscirmi così male voi esseri umani. Quello sogna di far fuori le ragazze e tu mi dai colpe che non ho. Sono deluso, molto, molto, molto deluso. E mi è passato l'appetito. Ok, mi è ritornato. Comincerò dalla pizza.